Con il film The Best Offer di Giuseppe Tornatore ha preso il via la terza edizione dell'Italian Contemporary Film Festival di Toronto. Il lancio, che è coinciso con l'inizio del Mondiale di Calcio, ha visto scendere in campo la squadra vincente del Festival del Cinema Contemporaneo Italiano, che conta molto di più degli 11 giocatori che si sono presentati in maglietta e pantaloncini sul palcoscenico del Teatro del TIFF, il prestigioso Toronto International Film Festival. The festival is our World Cup and I really hope that you will enjoy it until the final, June 20 at Casaloma. So thank you very much Cristiano and obviously on behalf of the ICFF and I'd like to thank you all the board of directors, the president Paul Golini, treasurer Moira Romano, secretary Lina Giabra, Sara Crignano, Lenny Lombardi, Ivana Di Rocco, Lucia Cavagioni, Toni Prato, Irma Romano, Vanna Magnifico e Pietro Pericioni. Festival della cinematografia italiana reso possibile dai patrocinatori in prima fila l'IC Savings. IC Savings supports many charitable and non-profit organizations because we believe that we have an obligation to help in community building. IC Savings is the Italian community cooperative bank where we believe that profits have a higher purpose. E dopo la proiezione del film The Best Offer del maestro Giuseppe Tornatore, che ha riscosso il plauso del pubblico e della critica, è iniziato il grande gala inaugurale e red carpet presso il Ritz-Carlton Hotel di Toronto Downtown. Beh, sempre più grande, forse sì, ci siamo allargati come geografia, siamo arrivati fino a Quebec City quest'anno. Beh, però non abbiamo abbassato la qualità, questo almeno secondo quello che dicono chi ha visto la migliore offerta questa sera. Un film stupendo di Tornatore che replichiamo al Blur Cinema fra qualche giorno. Beh, insomma, il festival è partito bene, l'atmosfera che mi piace, credo che è percepibile stasera, un'atmosfera veramente di entusiasmo, di contentezza, insomma, e di italianità, di moda, insomma, un po' di tutto, tutto quello che ci rende famosi nel mondo siamo riusciti forse a metterlo un po' in miniatura in questo hotel, il Ritz-Carlton. E siamo davvero contenti di come questa apertura abbia dato un po' così un'energia positiva alla città di Toronto, anche se insomma Toronto, come sappiamo, è abituata a questo tipo di clima giornalmente. Al gala inaugurale della terza edizione dell'Italian Contemporary Film Festival di Toronto, Sua Eccellenza Gian Lorenzo Cornadu, ambasciatore d'Italia in Canada, si è complimentato con gli organizzatori per il successo dell'evento. Serata magnifica, fantastica, complimenti agli organizzatori, complimenti al direttore artistico Cristiano De Florentis, complimenti anche alle splendida location che è stata prescelta per ospitare il Festival del Film Italiano 2014. L'ambasciatore Gian Lorenzo Cornadu ha presenziato la proiezione del film The Best Offer di Giuseppe Tornatore, regista molto ammirato da Sua Eccellenza. Bellissima pellicola di Tornatore, che è uno dei più grandi registi italiani degli ultimi tempi, e lo ricordiamo per due bellissimi film, Nuovo Cinema Paradiso e Stiamo Tutti Bene, quindi siamo veramente orgogliosi di aver ospitato qui a Toronto questo bellissimo Festival del Cinema che durerà fino al 20 di giugno, e il 20 di giugno Carlo Verdone sarà ospite d'onore, quindi chiuderemo in bellezza. Complimenti ancora a tutti voi, viva l'Italia, viva il cinema italiano! Nel red carpet sono sfilati l'attore Stephen Baldwin, protagonista di Sides of Death, film di fantascienza presentato in anteprima mondiale all'Italian Contemporary Film Festival. There's a bit of a trend of being able to maximize today's technology and make quality films in ways that are more efficient, and this film is not a $50 million film, but it looks very, very amazing. So working with Ambi and working with Andrea has been incredible. Presenti al festival Andrea Iervolino e Monica Bacardi, coproduttori del film Sides of Death. Siamo molto felici di essere qui e speriamo di venire sempre ogni anno a portare, spero, dei migliori film ogni anno. Per Monica la prima volta. Siamo molto felici e è bello unire le culture, portare la cultura italiana all'estero, soprattutto a Toronto dove sono tutti italiani, tantissimi italiani, e siamo felicissimi, grazie. Il Festival del Cinema Contemporaneo Italiano si concluderà il 20 giugno con un gala presso Casaloma.
ribattezzata Castello Italia.